errore, lunedì a Roma in un appartamento è stato trovato il corpo di una donna marocchina impiccata nel bagno, mentre i corpi dei due bimbi erano in un'altra stanza. Un'altra figlia è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Gli investigatori non escludono nessuna pista. Sono state trovate nella casa due mannaie sporche di sangue, presumibile ferite da taglio alla gola per tutte e tre. L'Unione Europea ha ricevuto la lettera dell'Italia in merito alla legge di stabilità su cui Bruxelles aveva chiesto delucidazioni in merito. Il ministro economico Padoan, nella risposta inviata, rileva che ci saranno misure per 4 miliardi e mezzo di euro e correggerà il deficit prodotto interno lordo dello 0,3% restando nei parametri. E nel corso del prossimo anno e di evitare l'ennesima recessione, sarebbe la quarta. L'Unione Europea ha accolto positivamente la risposta italiana. Una lunga carriera musicale che l'ha fatta diventare tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Fiorella Mannoia festeggia i suoi 46 anni di carriera e anche il suo compleanno con un doppio CD antologico. Non solo le sue più belle canzoni, reinterpretate tra gli altri da Ruggeri, Pupola, Pausini e Silvestri, ma anche splendidi duetti con tanti artisti, da Celentano a Maglioni, da Daniele a Cremonini.